stimatissimo primo collaboratore del nostro arcivescovo defunto Giovanni Marra, eccellentissimo presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Salvatore Cristina, eccellentissimo Monsignor Carmelo Ferraro, e voi tutti, amati fratelli sacerdoti, diaconi, seminaristi, consacrati, consacrate, fedeli laici, gentili autorità. Mentre stringiamo in un abbraccio affettuoso i familiari del nostro amato arcivescovo emerito Giovanni, accompagniamo con fervida preghiera e filiale gratitudine l'incontro festoso della sua anima benedetta con Dio Padre, ricco di misericordia, e con Cristo Buon Pastore, il quale, come sta scritto sul portale centrale di questa cattedrale, darà una corona vera a colui che avrà combattuto per lui. E Monsignor Marra, vescovo forte e paterno, il nostro generale, come lo chiamava affettuosamente San Giovanni Paolo II, può ben dire con San Paolo, dopo una lunga vita tutta spesa generosamente al servizio della Chiesa: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il Giudice giusto, mi consegnerà. Proprio la fede in Cristo Gesù è stata il segreto di tutta l'esistenza terrena e il motore della multiforme azione apostolica dell'arcivescovo Giovanni Marra. Una fede genuina e profonda, respirata in famiglia nella sua terra calabra a Cinque Frondi, insieme alla sua mamma che volò al cielo quando egli aveva appena 4 anni, al papà onesto e laborioso che gli fu vicino fino a tarda età, alla sorella Angelina, sua seconda mamma, ai fratelli, agli amatissimi nipoti e ai parroci del paese di origine che lo introdussero alla vita ecclesiale e dei quali egli conservava un devoto ricordo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Durante le scuole medie, Giovannino avvertì la grazia di una speciale vocazione ed entrò a 11 anni nel seminario minore di Mileto. Allora non avevo consapevolezza piena, mi confidò una volta, di quello che significava diventare prete, ma giunto al quinto ginnasio, all'età di 15 anni, presi la ferma decisione di custodire integra la fedeltà al Signore nel celibato sacerdotale e di consacrarmi totalmente a Lui nel ministero presbiterale. Una decisione irrevocabile che il nostro arcivescovo, con la grazia di Dio e la sua buona volontà, mantenne per tutta la vita. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Una scelta vocazionale alimentata ogni giorno nella preghiera, che intercalava ritmi regolari dalle prime luci dell'alba a notte inoltrata le sue lunghe e intense giornate di lavoro e di incontri. Una fede mai disincarnata, ma costantemente coniugata con il quotidiano, nell'assiduo aggiornamento attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Leggeva 4-5 quotidiani al giorno e sullo sfondo del suo lavoro aveva sempre acceso il telegiornale con le news. E nell'acuta e intelligente lettura delle situazioni emergenti e nella paterna sollecitudine verso i problemi della sua gente. Da vescovo fece suo lo stile di chi si pone accanto, pur tenendo con fermezza il timone della guida pastorale. E quanto espresse, ad esempio, in un passaggio significativo di una delle sue lettere pastorali alla nostra arcidiocesi, come sorgente zampillante. I cristiani, scriveva, assumono lo stile del pellegrino, stanco, assetato, debole, si ritrovano bisognosi accanto ad ogni altro uomo nella ricerca di risposte ai problemi della quotidianità. La testimonianza vissuta nella ferialità rimane la via più efficace che fa sorgere il desiderio di conoscere Cristo. Una fede così non si improvvisa,
ha avuto la grazia, Monsignor Marra, di avere grandi maestri e di conoscere personalmente eccezionali testimoni che hanno avvalorato enormemente la sua ricca formazione accademica in teologia presso il Seminario Maggiore di Reggio Calabria, in scienze sociali alla Pontificia Università Gregoriana e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, e ne hanno affinato la sensibilità ecclesiale. San Gaetano Catanoso, che fu suo padre spirituale in seminario a Reggio, l'arcivescovo Enrico Nicodemo, che lo ordinò diacono a Mileto prima di essere trasferito a Bari, lo introdusse agli studi romani e lo volle come segretario durante il concilio. Il nostro conterraneo Don Luigi Sturzo, che lo guidò sapientemente nella tesi in scienze sociali sulla riforma agraria in Calabria, poi pubblicata e premiata dall'Istituto Sturzo di Roma. Don Primo Mazzolari, definito da Giovanni XXIII la tromba dello Spirito Santo, con cui Monsignor Marra collaborò da giovane prete, precorrendo con lui alcuni temi allora osteggiati del Vaticano II. Madre Teresa di Calcutta, che lo ebbe amico e stimato referente in tante circostanze. Fu lui ad accompagnarla al Gemelli subito dopo l'attentato a Giovanni Paolo II e soprattutto nell'apertura della casa per ragazze madri di Primo Valle a Roma, presso la quale il nostro compianto arcivescovo svolse per anni il ministero di assistente spirituale, di collaboratore e di prezioso consigliere a nome della Santa Sede. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Questo tratto squisitamente pastorale, meno conosciuto rispetto agli incarichi prestigiosi che egli ricoprì all'interno della Curia Romana, della Diocesi di Roma, dell'ordinariato militare, lo contraddistinse costantemente, fin da quando, giovane sacerdote, egli fu assistente dei ragazzi ciechi dell'Istituto Romano di Sant'Alessio, che sapeva intrattenere in modo affabile e divertente, anche raccontando la sera la parabola favoleggiata del buon samaritano a puntate, facendone combinare di cotte e di crude al buon samaritano, e che, divenuti in seguito valenti professionisti in ogni ambito, continuarono a contattarlo con filiale devozione. Altrettanto accade con un gruppo giovanile che egli seguì spiritualmente per anni nella chiesa romana di Santo Spirito in Sassia, anche quando quei giovani di cui egli aveva benedetto le nozze e seguito nell'inserimento nel mondo del lavoro erano divenuti ormai padri e madri di famiglia e perfino nonni. Questa dimensione di vicinanza fraterna alla gente Monsignor Marra l'ha sempre testimoniata anche nel servizio alla nostra arcidiocesi di Messina, Libari Santa Lucia del Mela, l'ambito ministeriale che più di tutti lo configurò nella fisionomia di padre e di pastore. Mentre partecipava pienamente e interveniva saggiamente nelle dinamiche sociali più ampie, come quando contribuì con coraggio a sbloccare lo stallo che si era determinato a motivo di un lungo e pesante commissariamento del comune di Messina, l'arcivescovo Marra riusciva a essere attento anche alle singole persone e ai singoli gruppi, soprattutto a quelli più marcatamente segnati dal disagio e dalla sofferenza. Gli operai della Telecom, dell'ATM, i disoccupati, le commesse. Ricordo ad esempio le sue visite al campo Rom della zona Falcata, il suo dialogare sotto le tende con i capi e le famiglie, prendendo con loro un'aranciata o una Coca-Cola, la distribuzione dei giocattoli ai ragazzi per Natale che compiva personalmente al Palazzo Arcivescovile. E aveva un chiodo fisso che entro l'anno 2008, centenario del terremoto, tutte le baracche sparissero da Messina per ridare dignità a ogni famiglia. Sono note le sue visite nei quartieri più degradati della nostra città, al Tirone, a Mare Grosso, a Giostra, a Fondo Fucile. In un dialogo rispettoso ma fermo con gli uomini politici locali, che a volte manifestavano qualche segno di insofferenza, perché Monsignor Marra non perdeva occasione per spronarli ad intervenire a favore del risanamento edilizio.
ma fu così che, grazie anche a quel pungolo costante, venne emanata una legge regionale e tante case popolari come la Giostra sorsero a sostituire finalmente le favelas di prima. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Il suo sogno però non si è avverato completamente, per cui, raccogliendo oggi la sua preziosa eredità spirituale, dobbiamo batterci ancora tutti insieme per questa nobile impresa. Monsignor Marra sognava non soltanto una città affrancata dalle ferite del terremoto e del degrado, ma una vera e propria rinascita morale e civile, a partire dalle notevoli risorse umane e naturali di cui Dio ci ha dotato. E voleva che la nostra Chiesa desse un supplemento d'anima a quest'opera, facendosi terreno d'incontro di tutte le forze vive chiamate a scendere in campo e a collaborare. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Di questo supplemento d'anima che scaturisce dall'annuncio del Vangelo ci resta l'eredità di un'intensa visita pastorale da lui compiuta capillarmente nelle numerose comunità parrocchiali dell'Arcidiocesi, la promozione delle vocazioni al sacerdozio e del seminario, la valorizzazione dei presbiteri e dei laici e un ricco corpus di documenti pastorali, frutto di un prezioso lavoro di collaborazione e di sapiente focalizzazione delle esigenze del territorio. La sua visione ecclesiale era ampia e profondamente ancorata al Magistero del Concilio Vaticano II, da lui vissuto in prima persona. Con umiltà si definiva scribacchino, quando da ufficiale della Congregazione per il Clero prese parte attiva per mettere a verbale alcune importanti riunioni di una commissione antepreparatoria dell'assise conciliare. Negli anni successivi, lavorando in segreteria di Stato, fu il braccio destro del cardinale Giovanni Benelli, il quale a sua volta fu il braccio esecutivo di Paolo VI per l'attuazione delle riforme conciliari. Si distinse particolarmente nel campo amministrativo, sia all'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, sia al Centro Televisivo Vaticano, che tenne a battesimo nel 1984 come segretario amministrativo, accumulando un bagaglio di competenze che rifulse nel suo successivo ministero episcopale, il quale prese avvio nel 1986 con la nomina a vescovo ausiliare di Roma. In quegli anni divenne il motore della grossa macchina organizzativa del Sinodo Diocesano di Roma, indetto da Giovanni Paolo II. Ma prima che esso fosse celebrato, Monsignor Marra fu nominato ordinario militare per l'Italia, calandosi pienamente in quel mondo per lui nuovo, ma nel quale si trovò pienamente a suo agio. Ebbe così contatti costanti con le più alte cariche dello Stato e frequenti missioni estere, in Cambogia, in Mozambico, in Libano e laddove le nostre forze armate operavano per la pace. Per loro emanò una lettera pastorale, militare italiano, soldato di pace, e volle che ciascuno di essi fosse dotato anche di un piccolo Vangelo da portare nello zaino. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. L'arcivescovo Giovanni Marra è stato un lavoratore assiduo e instancabile nella vigna del Signore, totalmente docile al piano di Dio e pienamente fedele alla Santa Sede. Per questa sua lealtà, correttezza e grande capacità organizzativa di discernimento e di servizio venne impiegato fino all'ultimo. Prima che scadesse il suo mandato a Messina, Benedetto XVI lo volle membro della Congregazione per i Vescovi e, superati gli 80 anni, a sorpresa, gli affidò la difficile amministrazione apostolica della diocesi di Orvieto Todi, che egli in un anno e mezzo risanò dai gravi problemi da cui era afflitta, ristabilendovi la serenità e la comunione ecclesiale. Siamo davvero grati al Signore di averci donato un pastore di tale statura, così zelante e paterno, e ora che le sue spoglie mortali
meritatamente riposeranno in questa basilica cattedrale, secondo il suo esplicito desiderio, mentre preghiamo per lui e gli diciamo grazie per quanto ha operato tra noi, continuiamo ad attingere forza spirituale e slancio missionario dalla sua intercessione e dal suo esempio. Grazie, carissimo Padre Arcivescovo, continui a vegliare dal cielo su tutti noi. Santa Maria della Lettera, Madre e Regina di ogni messinese, introduci al cospetto del tuo figlio, nelle dimore splendenti dei santi, questo tuo figlio devoto e nostro amatissimo Padre. Amen.